Da qualche tempo questa struttura ha difficoltà ad andare avanti, gli enti hanno dei problemi, non riescono a pagare. Che cosa chiedete adesso? Che ci sia una sensibilizzazione, perché pur capendo, voglio dire, la crisi generale un po' di tutto il paese, no? Che siamo alle ristrettezze, pur capendo che ad ognuno di noi sono chiesti dei sacrifici, beh, comunque chiediamo un poco di ossigeno per continuare a mantenere avanti e aperta questa struttura. Quanti ragazzi ci sono in questa struttura? Attualmente ce ne sono 4. Chi sono invece gli enti che dovrebbero erogare, insomma, i fondi e non li erogano? Normalmente sono i comuni di appartenenza dei minori ospiti, quindi a loro carico viene stabilita una retta che è omnicomprensiva di tutte le esigenze e bisogni relativi alle ragazze ospiti. Voi rischiate di chiudere se, insomma, non si sblocca questa situazione? Penso proprio di sì. Quindi ancora una volta noi, che siamo quelli che dobbiamo proteggere e tutelare i ragazzi, siamo costretti a chiedere aiuto ad altre persone, ad altri privati che per fortuna sono sensibili a questo problema. Loro sono venuti da me disperatamente e io che chiudevano? Io subito ho detto fermo no a questa cosa, anche se non è una cosa che riguarda me, io sono in privato, però sappiamo che le istituzioni su molte cose sono assenti. Come progetto Napoli Nord, come mediatore per il territorio, ho anche organizzato una cena di beneficenza di alcuni volontari che fanno musica, quindi una lieta serata il 29 novembre, di venerdì sera, ad Antichi Sapori, che ringrazio il titolare Luigi che si è messo a disposizione. Quindi questi inviti comunque verranno dati a 20 euro a persona, quindi una cifra irrisoria per quelle che diamo. Possono venire anche nei pressi degli uffici della Tringar a prenderli. Se chiude questa struttura, questi ragazzi dove vanno? Tecnicamente potrebbero essere spostati, voglio dire, in altre strutture, ma il discorso penso che sia molto più ampio, perché sono 3 anni che gli insegno la legalità, trasparenza, di essere da parte dello Stato, di essere tutelata, e invece mi sembra che qui... È proprio quello Stato che viene meno. Esatto.